Solo un soldato ordinario, temo. Prophet ci avrebbe detto di più. Perlomeno la nanotecnologia è intatta, ed è questo quello che conta. Il resto lo improvviserò una volta entrato nella tuta. Ah, mio giovane amico. Io speravo di poterti risparmiare l'esperienza, ma sembra proprio che la nanotecnologia non voglia collaborare. Figlio di puttana. D'accordo, possiamo iniziare. Madonna, che dolore. Sono alquanto dispiaciuto per il tradimento, ma non ho davvero altra scelta. Figlio di puttana. Mi serve la tuta. La tua, per essere precisi, se voglio avere anche soltanto una possibilità di fermare il chef. Quello era il vero prophet. Un semplice soldato non è sufficiente adesso. Io non capisco cosa succede. Ci siamo, Prophet. La tuta ha assorbito i nanosistemi dei Chef. Torna indietro, sei la nostra unica speranza. Tu, dannato figlio di puttana, lo sapevi? Sapevi che le tute erano simbiotiche e cosa avrebbero fatto ai miei uomini? In questo modo li hai condannati tutti! Li ho solo trasformati in guerrieri postumani. Sei un soldato, cerca di considerarlo un sacrificio. Tu sei solo un bugiardo! Forse sono stato parsimonioso con la verità, può darsi. Ma dopo tutto che scelta avevo? E tu quale scelta hai adesso? I chef arriveranno, Prophet, tra poco. Non puoi pensare che i normali soldati siano in grado di sconfiggerli. Qui non stiamo parlando di una guerra per soldati normali, si tratta del futuro. La morte è soltanto un inconveniente, niente di più. Che stronzo. Tutti noi siamo uomini già morti. Sovraccarico di forza cellulare. Basta, stanzatevi. La tuta si oppone alla separazione. Basta. È in sovraccarico! Fermatelo o uccidetelo, ma non dovete danneggiare la nanotecnologia. Mirate alla testa! Bel tentativo, Lattina. Adesso di pure addio. Tara, no. Tara, devi ascoltarmi. È tutto ok, sei al sicuro. Sono della CIA, gruppo operazioni speciali. Ex agente Navy SEAL a disposizione. Ho ordinato io alla tua squadra di stanare Prophet e Gould, certo, e ora è tutto fottuto. Ma guarda te. Vedi quanto sono stronze le donne, madonna. Va bene, ascolta, ci sarà tempo per capire meglio. Ma adesso i chef stanno per arrivare qui e noi dobbiamo portare via Hargrave. Ah, aspetta, io non ho salutato il pubblico di YouTube. Quell'uomo è un pazzo furioso. Crede di essere l'unico essere umano competente sul pianeta. Allora, e mi fai salutare YouTube, stronza? Chef ne ha rubato la tecnologia un secolo fa a Tunguska e ci sta lavorando da allora. Vabbè. 3 anni fa l'elite. E stati zitta! La morte di mio padre. Zitta, cazzo. Ha una specie di piano invasione. Noi dobbiamo scoprire di cosa si tratta. Madonna. Si è rintanato a livello dirigenziale da quella parte. Sorveglianza pesante, nessuno può parlarci faccia a faccia. E credimi, io ci ho provato. Dovrei aprirti un bar. Ah, grazie mille. Vabbè. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Dark Knight. Stati zitta! Oh. Lo portiamo via in un posto dove potremo farlo parlare. Io resterò collegata per aggiornarti. Ora vai! Madonna, ti stai zitta! Oh, alleluia! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo punto di Dark Knight. E che dire, siamo stati salvati da sta stronza. È da quella parte, su
E ora vado, figlio di puttana. Che prima era tra quelli che ci volevano uccidere. Ora ha capito di aver fatto una cazzata. Non era nulla. Cioè, prima sta stronza voleva ucciderci. Ma vaffanculo, voglio... Ah no, solo st'arma di merda. Come li ammazzo io? Cazzo. Non mi piace quest'arma però per combattere. Mi serve il Marshall, il mitragliatore alla Rambo. Ok, almeno adesso... E vaffanculo. Uomo a terra. Au. Fanculo, arma di merda che ho. Ricevuto. Stanno. Setaccia l'area. Cos'è? Me lo farò andare bene. Ricevuto. Setaccia l'area. Posso portare solo un'arma? Cos'è sta truffa? Ah, non cambia un cazzo tra queste due armi. Ah, questo non c'è nulla. Dobbiamo andare di sopra, va? Ma guardate. Adesso, in pratica, dopo aver ucciso nello scorso episodio il bastardo di Lockhart, che era nel gruppo che ci voleva uccidere a tutti i costi, insieme alla puttanella prima di essersi ricreduta, dobbiamo andare dal vero artefice di tutta sta cosa, dal vero stronzo che macchina dietro tutto questo gran casino. Ah, ma avete rotto le palle. Cazzo, dimenticavo che qua... Dimenticavo che da quella parte ci sono le mitragliatrici pesanti. E che se ci vado faccio... Cos'hai? Grendel, mi andrà bene. Qua ci dovrebbero essere le mitragliatrici pesanti, se non sbaglio. Ah no, io mi ricordavo che fossero le mitragliatrici, vabbè. Di là. Ah, forse erano di qua, boh. Ma lì c'è solo la porta. Andiamo a vedere sta faccia di merda. Quello che ha organizzato tutto questo casino. Hargrave. E così eccoti qua, Teseo, finalmente. Benvenuto. Un misero compenso dopo così tanti sforzi. Una volta trovata la strada, vorresti almeno poter vedere il Minotauro prima che ti uccida. Infatti. Oh, beh, mi sembra più che giusto. Quando è così, giù le maschere. Eccomi, io sono qui. Guarda te sta faccia di merda, che cos'era? Scioccato? Io lo sarei. Cioè. E ne sarei lieto se fossi in te. Il cuore che improvvisamente si arresta, il corpo incredulo diviso tra lottare e fuggire, dolci sensazioni finché durano. Ok. Da tanto tempo ormai io non posso più provarlo. È passato un secolo più da quando i miei diletti sono solamente intellettuali. Ho intrapreso la via che Karl Rush aveva rifiutato, la pericolosa strada che conduce all'immortalità. Ah sì? Avevo sperato di indossare io stesso la tuta di Prophet, impugnare le sue armi, mettermi la sua corazza, penetrare nel labirinto e poi affrontare il Minotauro. Sti cazzi. Ma adesso sarai tu. Sarai proprio tu a finire quello che Prophet ha incominciato. Vattene da lì, Alcatraz. No. Aspetta, ti manca soltanto un ultimo pezzo del puzzle. Lì, sulla scrivania. Avanti, prendi la siringa. Prendi la siringa. E vai, droghiamoci allegramente. Prendila. Ah.
Com'è buona questa droga? Sei lì, esatto. Io la chiamo una seconda Tunguska. Questa è la chiave che apre tutte le porte. Ecco ragazzi, questo non drogatevi eccessivamente, perché sennò sono cazzi amari. Comunque abbiamo scoperto chi è la faccia di merda dietro tutto questo gran casino. E beh, andiamo avanti, no, non vi lascio già adesso ragazzi. Ma io perché devo uccidere qualcuno, guarda, due palle. Perché alla fine sono tutti stronzi, sì. E poi alla fine o si ricredono o comunque ti mandano a quel paese e muoiono miseramente, come è successo prima Lockhart. E l'altro, vabbè, è già un sottofiletto, no, un pesce surgelato. Che cazzo vuole fare poi? Ah, che drogata, mamma mia. Ma che cosa ti ha rimesso in testa? Che rimanessi in questa fogna di città solo perché mi piace viverci? Li stavi aspettando? Perché non hai avvertito qualcuno? Avvertire chi? Tutti? L'umanità intera? Guarda cosa hai fatto! Sono qui, ormai! Tu devi... Proprio così, sì, Nathan, il padrone è tornato e adesso sta riattivando i sistemi, accendendo lo scaldabagno, insomma vuole ripulire la vecchia residenza di famiglia. E gli insetti che ha trovato dietro il frigo non gli sono piaciuti proprio per niente. E dimmi, lo puoi biasimare onestamente? Oh, cazzo. Ah, eccoli gli angeli della morte, finalmente. Coloro che mi riporteranno all'amata fragilità umana. Ma bene, era da parecchio tempo che vi aspettavo. So, diventa profeta. Indossa la sua corazza. Minchia. Lotta per la tua specie, per l'umanità, in tutta la sua naspante e così imperfetta gloria. Minchia, troppo forte quest'arma. Sì, è finita. Corri, corri, salva tutti quanti, ah. Lo so che è pericolo. Quest'arma non è niente male, eh? Allora, da quel che ho capito io... dove cazzo... Ah, lassù. Non è niente male quest'arma. Da quel che ho capito, lancia delle scossettine elettriche, però a breve distanza, che seccano i nemici. Quindi contro gli... Almeno. Qui parla Jacob. Gli alieni sono stati abbastanza efficaci. Tutto il personale serve. Il comandante Lockhart è morto. Presto anch'io lo raggiungerò. E il prisma è pronto all'autodistruzione. Il soggetto Prophet adesso è la vostra unica speranza di respingere l'invasione aliena. Quindi cesserete subito ogni ostilità e gli fornirete tutta l'assistenza possibile mentre lascerete l'isola. Tutte le strutture del prisma si autosigilleranno tra 10 minuti. E questa come cazzo? Siete sollevati dai vostri incarichi. Uscite dalle vie indicate. Mi hanno proprio indicata la via, guarda. Sti cunicoli bastardi. Cos'è? Allora, fatemi pensare. Altre armi? Ah sì, qua c'è Grendel. Vediamo Grendel. Vediamo cosa può fare questo Grendel. Sfonda la porta. Va bene dall'altra parte. Oh, è un casino mirare con quest'arma però, eh. Si muove a troppo rinculo, si muove troppo. Fatemi andare di sotto con questo, va. Ok, questo si è spappolato.
cazzo. Mitragliatore alla Rambo. Oh yeah. Chi è sti dementi che droppano i mitragliatori alla Rambo per terra? Cretini. Andiamo a fare il culo a tutti. Parapapapà. Aia aia. Oh. Muori bastardo. Andiamoci così. Oh, portiamoci a spasso uno di questi magari. Vediamo di qua dove si sale. Ah, si sale proprio al gran casino. Che cazzo? Dai, è più lontano di quanto avevo visto. Sento qualcuno di cattivo però. Minchia, mi sa che c'è quello grosso, ragazzi, qua non è una cosa semplice. No, questo è il semi grosso. Ma pugni ti ho preso proprio. Carichiamoci l'energia. Altri. Questo Grendel me l'aspettavo un po' meglio, ma vabbè. Almeno non consuma tante munizioni. E che palle. Cazzo, mi è esploso davanti. Meno male che avevo la corazza. E che palle. C'era troppa gente però, madonna. Madonna. Oh cazzo. Oh cazzo, ma questo è entrato fin qua dentro.
E muori, cazzo, muori. È morto. No, è ancora vivo. Cazzo, cazzo. Ma è ancora vivo. Porca troia. Ho 12 colpi. Aiaia. Merda. Non ho le munizioni. Là, là, là. Ricarica, cazzo, ricarica, ricarica. Che là. Oh, spappolato. Finalmente. Tu non sei nulla in confronto a quello di prima. Il mitragliatore alla Rambo non teme nessuno, fanculo. Che fatica però, tutti sti alieni. Minchia, praticamente one shot devastante, però il Grendel, se li prendi nel punto giusto. Bam, devastante, bravo. Che cazzo sono? Oh, mitragliatore. Mitragliatrice pesante. Fa male questa, eh? La mitragliatrice pesante fa male, vero? Stronzi. Vengo ad ammazzare tutti, figli di buona donna. Fammi capire dove devo andare adesso. Mi dà molto più avanti però qua. Non devo andare qua su, devo andare giù. Di qua non si può andare, quindi mi sa che devo fare il giro. Ma da dove? Forse da là? Vediamo. Sai che questo video verrà leggermente lungo. No, di qua no. Dove devo andare? È brutto quando non ti ricordi dove devi andare. Madonna. Pure mi ricordavo di andare dritto da questa parte, che c'era una specie di sottopassaggio, qualcosa. Devo superare questo palazzo, ma non so come. Forse di qua, fa vedere. Oh, di qua non c'è nulla. Ci stanno le munizioni. Di là? Forse di qua? Non ci sta niente. E allora dove devo andare? Madonna. Forse di qua. Ah, di qua, di qua. Ascoltami, Alcatraz. Hargrave non ha mai bluffato in vita sua. Quel posto sta per saltare in aria. Sì, sì, con tutta calma, non ti preoccupare. Dov'è la mia mitragliatrice? È scappato, è scappato. Ma tu che cazzo stai facendo là? Tutte le strutture del prisma si autovigileranno tra 5 minuti. Siete sollevati dai vostri carichi. Uscite dalla comunità. Quello era cattivo. Merda, mi sa che là sotto ce n'è uno pesante. Non fermarti, Alcatraz! Dobbiamo arrivare al ponte! Presto! Non fermiamoci.
Spostati, demente, che devo sparare. Se ti sposti li ammazzo io, cretino. Bersaglio a terra. Campo libero. Quanti ne mancano? Neutralizzati. Perfetto. Rendi sicura la zona. Ma sicura un paio di palle. La zona non è un cazzo sicura, ragazzi, andatevene via, va. Rendi sicura la zona. El! E quanti siete voi? Affermativo, torna alla tua posizione. Di là. Ma che opzioni tattiche? L'opzione tattica è sfonda tutto, ammazza tutti. Qua stanno facendo tutti il botto. Oh merda. Non abbiamo tempo. Dobbiamo attraversare il ponte. Merda, ho finito la mitragliatrice pesante. Cazzo, questi non muoiono manco con le cannonate. Toglietevi da lì, se no vi fa a polpette. Con un pugno vi fa andare sottoterra. Ok, uno l'abbiamo tirato giù. Devi tornare a manazza. Ancora, madonna. C'è della gente che sta morendo qua. Li devo pure aiutare, no? Oh, è morto. Proprio insensibile sta gente. Qua stanno tutti schiattando. Vai, vattene via, vattene via. È un attimo. La gente qua vorrebbe anche essere aiutata. Non so se mi spiego. Che cazzo è arrivato? Altri alieni? Merda. Dietro no, solo davanti, buono. Andiamo. Quanti cazzo siete? Fuori uno. Fuori due. Fuori tre. E fuori quattro. Fuori 5. Andiamocene via. Madonna. Ogni tanto mi chiedo, esiste l'aldilà? Cori di angeli? Pozze infuocate? Col tempo si dimenticano falsità del genere. Ma il fanciullo che aveva imparato a temere l'inferno non svanisce mai del tutto. Eppure ne ho già abbastanza dell'aldilà. Questo purgatorio mi è bastato. Galleggiare per quasi 50 anni in una gelatina sopraffusa come un esemplare da laboratorio. I pensieri che strisciano come razzi negli affollati corridoi di silicone delle macchine, intrappolati dietro monitor e telecamere. Non dormire né riposare mai. Forza, di qua! I pensieri sempre rivolti al mondo. Il ponte non è sicuro. Non c'è un posto. No,
Se questa non c'è prima del mattino, l'isola sta per esplodere! Mi pare più allettura. È morto? È morto. Cioè, ma io mi chiedo, ma la gente qua pensa solo ai cazzi suoi? Non perdere tempo, dammi un minuto. Sai, c'è un po' di gente qua. Cioè, la gente qua pensa solo ai cazzi suoi. Quello lì che è stato in una gelatina per 50 anni che dà la colpa a me. Cosa c'entro io? Che se la prende con il mondo intero, con l'aldilà. Ma cosa vuoi da me? Oh merda. Quello invece vuole uccidermi. Aia. Ma quando cazzo muore? Merda. Munizioni. Cazzo. Corazza massima. Oh, è morto. Che cazzo. Tutti quei cazzo di colpi ho dovuto sprecare per sto qua. No, un altro no. Ma basta. Ne avrei anche un po' abbastanza di sti stronzi però, eh. Madonna. Quelle munizioni esaurite. Oh, è morto. Madonna, è un altro giù. La faccenda qua sta diventando abbastanza critica, perché continuano a spuntarne a centinaia qua. Ho solo 100 colpi, mi devo arrangiare. Mi trovo dietro alla Rambo. Oh, ma sto episodio sta durando forse un po' troppo, eh. Come cazzo salgo? E beh, vorrei ben dire. Ci manca soltanto che gli dici: guarda, andate tutti a morire. Tanto di voi, a voi non, cioè di voi tanto non importa niente a nessuno. Dici solo quelle stanno a posto, guarda. Ma qua mi sbucano gli alieni a fianco? Oh cazzo! Scusate, vorrei una mano. Oh, alleluia. Dovrebbero esserci delle munizioni qua vicino. Per quello ho sprecato abbastanza colpi dell'MK60, però. Vai così.
Dai, dobbiamo solo arrivare alla fine del ponte, ce la si può fare. Dai cazzo vai, dai cazzo vai, dai cazzo vai, dai cazzo vai, dai cazzo vai. Che le bombe atomiche, Carmini. Oh cazzo. Qua sta venendo giù tutto, merda. Cazzo, cazzo. Corri, corri, corri. Merda. LOL, il pullman che vola. Ah, meno male, va. Siamo ancora tutti interi. E vaffanculo al taxi però. Questa è sfiga. Che dire ragazzi, questa puntata è stata parecchio impegnativa e molto lunga, quindi direi che può bastare. E vabbè, quanti li abbiamo uccisi? E abbiamo visto finalmente chi è sta faccia di merda, un ammasso di gelatina. Ma guardate che roba. Vabbè ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Darknet è tutto, ciao a tutti.